Allora, oggi sto andando a Gazzo Veronese a trovare un cliente, ma è soprattutto un amico, che è Mauro Padovani. Da Mauro nel tempo abbiamo fatto diversi interventi. Siamo partiti col fotovoltaico ottimizzato, abbiamo poi aggiunto una batteria d'accumulo Tesla Powerwall 2, abbiamo messo un sistema di climatizzazione invernale ed estiva ad aria, sfruttando appunto i climatizzatori in pompa di calore. Abbiamo sostituito la vecchia caldaia esistente con un sistema ibrido della Daikin, con anche un pulitore elettrico per l'utilizzo dell'energia necessa prodotta dall'impianto per fare un accumulo termico, quindi oltre all'accumulo elettrico anche un accumulo termico. Ed oggi andiamo a vedere l'ultimo lavoro realizzato in questi giorni, che è un ampliamento, arrivare il più possibile ai 6 kW picco, che è la potenza massima che si può installare in monofase attualmente in Italia. Andiamo a fare due chiacchiere con lui e vediamo, uno, il suo livello di soddisfazione. Facciamo poi un'analisi per vedere in questi anni se effettivamente ha risparmiato, e andrò anche a ringraziarlo perché in questi anni, essendo lui un entusiasta, un fan del mio lavoro, del nostro lavoro, mi ha consigliato tanti suoi amici che hanno potuto usufruire della mia consulenza. Eccoci qua, arrivati in quel di Gazzo Veronese. Siamo venuti a trovare Mauro. Ormai quanti anni sono che ci conosciamo, Mauro? Tre anni, mi sembra 2019 abbiamo fatto il primo fotovoltaico. Allora, questo impianto funziona? Produce? Sì, funziona, sì. Se ho fatto anche l'ampliamento vuol dire che funziona. Esatto, ma hai già svelato subito tutto. No, è vero. Abbiamo fatto nel tempo un lavoro... A step, come i Lego. Esatto, giusto. Un po' alla volta. Con l'ultimo passaggio adesso arrivi passaggio, cosa sono, 9? Quasi 10. Quasi 10 kW sì. In monofase, con l'inverter da 6, quindi più di così non potremo fare. Esatto. Tu sai che l'altro giorno alle 10 del mattino già eri a 6 kW di produzione? Sì, poi le curve ha tagliato a 6 kW. Esatto. Mauro, sei numero uno. Facciamo questo ragionamento, giustamente hai preso tutti i numeri e ti sei segnato mese per mese il consumo della pompa di calore e il consumo totale che è arrivata sulla bolletta da pagare. Allora, la pompa di calore anno 2022 a gennaio ha consumato 914 kW, a febbraio 653, a marzo 505, ad aprile 167, poi da maggio in poi chiuso. Poi, se vado per fare l'anno completo, andiamo a novembre 316, a inizio stagione, sì. E 620 in dicembre. Il totale annuale per il riscaldamento sono 3175 kW. Ok. Se non avessi avuto il fotovoltaico sarebbe stato molto superiore. Qualcosa anche gennaio e febbraio l'impianto fotovoltaico ti dà, cioè è logico, sono quei mesi che sono i più brutti, dove si produce meno. Il costo in euro, fra luce e gas, la mia spesa totale è stata annua è stata di 1700 euro. Ok, compreso tutto, ho 1070 euro di luce e 670 di gas, compreso IVA, compreso tutto. Ok, insomma. Quindi tu per riscaldare casa tua, che è una casa a termosifoni, impianto pavimento in parte e vetico vettori in parte, 200 e più di 200 metri quadri di casa con cappotto? No, senza cappotto. Quindi classe energetica bassa? Bassa, sì. Ok. Consumi questi kilowattora qua, col sistema ibrido la Daikin? Col sistema ibrido, sì. Questi dati, Mauro, ragionando su una temperatura in casa di quanti gradi? 20-21 gradi. Ok, quindi no, 15 gradi? No, cioè... Okay. Costanti, ho 20-21 gradi dappertutto, tutte le stanze. Bene, Mauro, grazie per la chiacchierata, grazie per tutte le segnalazioni di amici e vicini che hai portato sulla buona strada. Grazie per l'amicizia, grazie per la testimonianza.